Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi finalmente abbiamo il tanto atteso Q&A e dico tanto atteso perché è da giugno che ve lo sto promettendo, ma per tutta una serie di ragioni non sono ancora riuscita a farlo. Non fatevi ingannare dal mio outfit super estivo perché siamo esattamente al 30 di ottobre. Volevo pubblicarlo per il mio compleanno, ma non sono riuscita a filmarlo per tempo perché sono stata veramente troppo presa dal lavoro e poi, rileggendo le domande, mi sono accorta che in realtà probabilmente buona parte di queste domande non era ancora pronta ad affrontarle a giugno e involontariamente, inconsciamente, ho rimandato tutti questi mesi le riprese di questo video, ma oggi sono finalmente pronta. Ho qui le domande. Mi sono preparata una tazza di tè caldo, cosa che consiglio anche a voi di fare perché il tè ce ne sarà parecchio in questo video. Sono domande molto personali e sono finalmente pronta per parlarne, per cui vi do il tempo di prepararvi il tè. E mettetevi comodi perché si comincia, ma prima di incominciare volevo dirvi due cosine. Ho deciso di cambiare giorno di pubblicazione del video e anziché pubblicarli il venerdì alle 2, passiamo a sabato alle 10 del mattino. E in più ci sarà anche il video bonus ogni tanto, spero il più possibile anche perché sono un po' indietro con i video quest'anno e ho scelto come giorno il lunedì alle 5. Ora passiamo però alle nostre domande che mi sono stampata qui per comodità. La prima domanda: la tua storia di come sei venuta in Italia? Questa è una domanda molto molto ampia perché dovrei raccontare, non lo so, quasi 18 anni di vita, perché la primissima volta che sono arrivata in Italia avevo 12 anni e sono arrivata qui per le vacanze estive. Mio papà stava già lavorando qui e quindi ha portato me e mia sorella a fare un viaggio prima in Grecia e poi in Italia. E siamo venute per forse un paio di settimane prima dell'inizio della scuola. E questo è stato il primo assaggio, ma vi devo confessare che mi sono innamorata subito di questo meraviglioso paese. E non è difficile immaginarlo perché quale posto al mondo è più bello dell'Italia? Non lo so, non ho ancora viaggiato in tutto il mondo, però tra tutti i paesi che ho visitato, l'Italia è quello che amo di più. E poi ho continuato a fare le vacanze estive qui perché mio papà viveva qui, mentre la mamma in Moldavia, dove continua a vivere tuttora. E dall'anno successivo, quindi a partire dai 13 anni, ho continuato a fare le vacanze estive più lunghe, quindi più di un mese in Italia. Ed è così che ho anche imparato la lingua. Dovete sapere che io l'italiano l'ho imparato prima di tutto all'oratorio con i ragazzini, perché mio papà, appunto, dovendo andare a lavorare durante il giorno, mandava me e mia sorella all'oratorio, dove la prima volta siamo andate che sapevamo dire buongiorno e grazie. E poi da lì abbiamo proprio imparato a parlare l'italiano. Io mi sono davvero sentita accogliere perché tutti i ragazzini che ho incontrato all'oratorio erano stracarini e tutti hanno contribuito ad insegnarmi a parlare al punto che nel giro di 2 settimane riuscivo già a fare delle frasi con un senso e se qualcuno mi chiede se per me l'integrazione è stata difficile, vi devo dire che assolutamente no. Ho fatto fatica spesso negli anni a trovare amicizie, tante amicizie, però mi sono resa conto che io sono fatta così. Preferisco avere meno amici, ma buoni, piuttosto che un gruppo enorme di persone, ma di questo parleremo anche più avanti, perché ho scoperto anche tante altre cose quest'anno. E da questo punto di vista, comunque, non mi sono sentita mancare nulla, sono stata accolta super bene
non ho mai sofferto questo passaggio dalla Moldavia all'Italia. Mi sono però trasferita qui definitivamente soltanto a 17 anni, quando appunto sono venuta qui per continuare gli studi. Stavo andando in terza superiore, ma faccio un passo indietro. Un primo tentativo di trasferirmi qui l'ho fatto a 15 anni. Quando ho iniziato con le superiori, ero andata in prima superiore al Musei Bianchi a Monza e avevo iniziato appunto a studiare, nuova vita, nuovo tutto, solo che dopo un paio di mesi ho realizzato che ancora non ero particolarmente pronta per fare questo salto e trasferirmi lontano dalla mamma e quindi sono tornata indietro per circa 2 anni e mezzo e poi sono ritornata in terza, quindi a metà della terza superiore mi sono proprio trasferita qui e non me ne sono più andata via. Da allora sono passati quasi 13 anni. Completo il mio 13° anno a fine dicembre e sono super super felice. Ho iniziato con le superiori, quindi ho finito la terza, la quarta e la quinta e poi sono andata all'università e da allora non ho più voluto abbandonare questo paese perché qui mi trovo davvero molto molto bene. Questa ormai è diventata la mia casa e non vedo un altro posto al mondo in questo momento dove potrei sentirmi così come qui. Passiamo ora alla seconda domanda. Quando e come hai trovato lavoro? Ho iniziato durante l'università a fare qualche lavoretto da hostess, come tutti, e poi qualche lavoretto di segreteria organizzativa, e poi nel tempo ne ho fatte delle altre che poi mi hanno portato proprio a rimanere nel mondo degli eventi anche dopo l'università. E da qui ci ricolleghiamo alla terza domanda, perché in tanti mi chiedete che lavoro faccio. Facendo prima la hostess e poi appunto le segreterie organizzative, mi sono avvicinata parecchio al mondo degli eventi, al punto che ci sono rimasta dentro. E quindi come lavoro faccio eventi, lavoro per un'agenzia che organizza eventi. Faccio quella parte che non si vede molto, e cioè la parte logistica, quella dove si cercano gli hotel, si prenotano gli hotel, si prenotano e si organizza il soggiorno delle persone, lo spostamento, per poi avere anche il contorno di come viene prenotato, organizzato il tutto con le persone, quindi servizio clienti e segreteria organizzativa. Di recente ho ricevuto un leggero upgrade e quindi dal fare semplicemente le segreterie organizzative ho iniziato anche a coordinarle, cosa che mi rende davvero molto felice. E di base faccio questo, quindi organizziamo eventi dal punto di vista della logistica. Di base questi eventi li organizziamo per aziende multinazionali di lusso e quindi sono eventi di un certo livello che richiedono parecchio impegno, motivo per cui quest'anno sono stata un po' assente perché il lavoro è stato davvero tantissimo. Gli eventi sono belli per chi è invitato, sono belli anche per noi che li organizziamo perché è bello vedere mesi e mesi di lavoro culminare in una giornata in cui si incontrano tantissime persone e vengono a fruire di quello che hai organizzato per loro, ma questo implica anche tantissimo lavoro, tanti giorni di ore extra di lavoro, tanto tanto impegno, tante notti senza sonno, credetemi, e finalmente mi posso riposare adesso, anche se sono molto felice di tutti gli eventi che ho organizzato e a cui ho lavorato quest'anno. Perché lavorando così intensamente ho imparato davvero tantissimo. Sento che quest'anno ho avuto proprio l'opportunità di fare un salto più grande rispetto agli anni precedenti e ho aggiunto davvero tantissime cose al mio bagaglio di skill e conoscenze lavorative.
Passiamo alla domanda successiva e il lavoro vi incuriosisce parecchio, per cui abbiamo un'altra domanda legata al lavoro che dice: ti senti arrivata nel mondo del lavoro o vorresti altro? Allora, argomento che mi trova combattuta, perché ci sono momenti in cui, vi confesso, vorrei mollare tutto e cominciare a fare altro. Ma è una cosa che è molto comune tra chi fa eventi, l'ho notato, e questo mi sono detta è perché spesso lavoriamo sotto stress, sotto scadenze troppo imminenti e dobbiamo fare tutto all'ultimo perché le aziende fanno fatica ad organizzarsi per tempo e quindi ti trovi a un certo punto che sei talmente stanco che vorresti davvero mollare tutto e aprire un chiringuito in spiaggia. Però al di là di questo mi piace il mio lavoro. Vorrei fare altro? Sì, perché non mi do mai limiti e sono sempre pronta a volere di più, a cercare di più, sono proprio fatta così. Non mi accontento mai di quello che ho, nel senso che sono grata per quello che ho, ma mi lascio anche tante strade aperte. Idealmente vorrei fare altro e adesso vi racconto che cosa. Però se non dovessi riuscire a fare altro e quindi realizzare i miei sogni più grandi, questa era la seconda cosa ideale che avrei fatto nella vita, e cioè gli eventi. E sono davvero contenta perché da questo punto di vista, da questo piano B, mi sento di essere sulla strada giusta per realizzarmi dal punto di vista lavorativo e non mi sento arrivata o realizzata al 100% perché quello implicherebbe proprio limitarmi in quello che posso fare nella vita e quindi scelgo proprio volontariamente di non dirmi di essere arrivata o di aver raggiunto tutti i miei obiettivi perché appena ne realizzo uno me ne metto altri ancora più alti. Proprio per darmi la possibilità di crescere e di evolvermi continuamente. Fisiologico poi passare alla prossima domanda, che è appunto: qual è il tuo sogno più grande? Il mio sogno più grande e il mio desiderio più grande da sempre, o forse no, l'ho realizzato che ero un po' grandicella, però. Diciamo che è sempre stata una passione, ma l'ho realizzato di volerlo fare proprio come lavoro un po' più avanti, quindi quando avevo 17-18 anni, quando un giorno mio papà mi ha chiesto: ma tu che cosa vuoi fare nella vita? E io ho risposto: voglio fare l'attrice. E lui allora mi ha detto: perché non lo stai facendo? Perché non stai studiando per farlo? Perché non stai realizzando questo tuo sogno? E ho iniziato a studiare recitazione. Quindi il mio sogno più grande, il lavoro dei miei sogni che voglio fare nella vita, e cioè quello che voglio arrivare a fare per guadagnarmi da vivere, è recitare. E sto studiando appunto recitazione da tanti anni ormai, 12 complessivamente. Mi sono fermata durante l'università perché questa mia dualità nel voler fare quello che si deve fare e poi accantonare i sogni, negli anni mi ha portato a fare questa scelta di abbandonare il mio sogno e ho realizzato solo più avanti di aver fatto un piccolo errore, ma nulla è perduto perché a volte la vita è così, prendi una strada, capisci che non è la tua o capisci che può essere anche quella la tua. E poi torni di nuovo sulla tua strada che ami. E sto studiando recitazione, quest'anno mi sto impegnando davvero tantissimo e ci sono tante cose in arrivo, non vi dirò di più perché non mi piace dire le cose prima ancora di farle. Quando le realizzo, le condividerò assolutamente con voi. E sento però che è arrivato il momento giusto per me,
per tornare sulla mia strada, che è quella di fare qualcosa, non soltanto proprio nel senso stretto della parola di fare l'attrice nei film o nelle serie TV, perché appunto sto studiando recitazione cinematografica, ma di utilizzare questi miei studi per introdurli in tutto quello che faccio nella vita, e cioè il mio lavoro negli eventi e il mio lavoro qui su YouTube e su Instagram. Passiamo ora alla domanda successiva. Mai pensato di trasferirti? Se sì, dove? Allora, negli anni ho voluto trasferirmi negli Stati Uniti, ci ho provato diverse volte, non ci sono riuscita, al punto che ho accantonato, se non definitivamente, ma per il momento non mi passa per la testa questa idea qui. E poi in realtà ho fatto l'Erasmus in Svezia, dove avrei voluto trasferirmi, però poi per tutta una serie di motivi non mi ci sono trasferita, non ho un rimpianto da questo punto di vista. È stata comunque una bellissima esperienza quella di vivere per 4 mesi e mezzo in Svezia e vivere una cultura diversa, una cultura molto internazionale. E forse nella vita deciderò prima o poi di trasferirmi. In realtà non escludo nulla nella vita perché non mi voglio limitare. In questo momento vivo qui e mi trovo davvero bene qui, solo che se un giorno mi verrà la voglia di cambiare vita, lo posso fare. Abbiamo qui poi altre domande su stile di vita. Ti alleni ancora con le schede di Pamela? Sì. Continuo ancora gli allenamenti di Pamela e abbiamo due domande in una. Quali schede hai seguito? Allora, di Pamela ho seguito diverse schede. Ho fatto quella tipo stile allenamento da palestra, quella di allenamento intenso da un'ora e da un po' di tempo sto seguendo il Bubble Butt, il workout concentrato proprio sul booty, ma non è che sono solo allenamenti per il fondo schiena, sono allenamenti per tutto il corpo in realtà, quindi c'è un allenamento di upper body, di core e di glutei e gambe, e poi una volta alla settimana mi faccio una corsetta solo per il gusto di farla, perché mi piace correre, mi fa proprio scaricare la testa e mi fa essere più serena, e quindi questo è il mio programma di allenamento. Mi alleno 5 o 6 giorni su 7, idealmente 6 su 7, quindi quasi tutti i giorni, prima di fare colazione, e non potrei immaginare un inizio migliore delle mie giornate. Tolte le domande un pochino più semplici, passiamo al vero te. Quelle domande che ho evitato per ben 9 mesi saranno ormai. E togliamoci subito il dente, dai, via il dolore. Dici sempre che ti sono successe un po' di cose quest'anno. Cosa ti è successo, se puoi raccontarcelo? Posso finalmente raccontarvelo. Sento di poterlo fare anche senza, appunto, toccare la privacy della persona direttamente interessata, perché sono stata autorizzata e quindi ve ne posso parlare. Quest'anno è iniziato un pochino strano. Da dove comincio? Non so da dove cominciare. Cercherò allora di dire le cose in modo proprio cronologico. Allora, l'anno è iniziato un po' difficoltoso perché la relazione in cui stavo da quasi 8 anni, aveva incominciato ad andare un po' male, al punto che c'è stata una mezza rottura, ma né io né lui eravamo pronti per affrontare una cosa del genere dopo 8 anni di relazione e 7 di convivenza, al punto che ci siamo detti che ci avremmo riprovato. Abbiamo tentato di sistemare le cose, anche se dal mio punto di vista non sono tranquilla nel dire che ho avuto il tempo di farlo, perché già il fatto di questa potenziale rottura mi aveva destabilizzato talmente tanto che sono rimasta un po' inerme e immobile dal punto di vista emotivo,
non riuscivo ancora a capire come gestirla e non ho avuto modo di impegnarmici e di fare veramente qualche cosa, perché poi è successa una cosa davvero molto più grave. Mio papà, la persona che amo di più al mondo, per me lui è tutto, è invincibile, e la persona sulla quale mi sono sempre appoggiata fin da quando ero bambina, ha avuto un grave incidente sul lavoro. Un incidente che lo ha portato in terapia intensiva, dove ci è finito proprio in fin di vita e è stato proprio sedato profondamente e ci è rimasto per un mese da incubo, dove io e mia sorella tutte le sere, perché ai tempi non lo si poteva nemmeno visitare perché per il discorso del Covid e tutto, me l'hanno fatto vedere il giorno dell'incidente, quando l'hanno portato al pronto soccorso e è sempre difficile rivivere quei momenti. Me lo hanno fatto vedere quel giorno perché ho ricevuto la telefonata che stavo lavorando serenamente e sono stata chiamata in ospedale praticamente non sapendo che cosa aspettarmi. Me l'hanno fatto vedere e stava molto molto male, era sotto shock e quindi quello è stato il momento in cui me l'hanno fatto vedere ancora sveglio. E poi lo hanno portato in terapia intensiva, dove poi lo hanno sedato, me l'hanno fatto rivedere una seconda volta appunto per vedere dove lo avevano ricoverato e poi non l'ho più rivisto per più di 2 settimane, non ricordo bene esattamente, ma sono state delle giornate davvero difficili. Avevo ottenuto una visita anche per mia sorella dopo 2 settimane perché lei non lo aveva proprio visto e per noi è stato un periodo davvero molto difficile perché le nostre giornate passavano in attesa di sentire la sera ai dottori per sentire come andava e andavamo di giorno in giorno praticamente e diciamo che è stato un periodo in cui non ricordo altro se non questo, cioè la continua attesa di sapere come stava, come aveva passato la notte, come aveva superato la giornata. E di sapere che ce l'aveva fatta per portare al termine ancora un'altra giornata della vita. Questo probabilmente sarà una cosa che non so se mai supererò nella vita. Cioè, questo periodo qua è stato davvero difficile e ancora oggi, se ci ripenso, mi viene da stare male, anche se mio papà poi ha superato il tutto e è uscito dall'ospedale dopo diversi mesi e adesso sta bene, sta recuperando alla grande, si è dimostrato per l'ennesima volta la persona più forte del mondo e io non smetterò mai di meravigliarmi della sua forza infinita, della sua forza proprio immensa nel superare una cosa del genere come quella che ha dovuto subire a lui e al punto che vi farò raccontare anche da lui tutto quanto perché la storia è veramente bella e motivante nonostante tutti i mesi di sofferenza perché quest'uomo mi continua a meravigliare ogni giorno con questa sua voglia di vivere. E ha meravigliato anche tutti i dottori e tutta la gente che si è presa cura di lui. Non si aspettava una guarigione così
veloce e così piena di vita come la sua. E da questo io posso solo che imparare che non importa quanto la vita ti mette in ginocchio, devi sempre passare oltre e guardare oltre quella montagna che ti si mette di fronte perché la luce c'è e ti aspetta. E posso dire che quest'anno è stato impegnativo e difficile da questo punto di vista. Per questa ragione qui, però sento che questa prova che ho dovuto proprio superare mi ha fatto crescere parecchio, mi ha insegnato parecchio e mi ha dato una visione molto, molto diversa sulla vita e sul come vedere con positività le cose e sul come affrontare le difficoltà. Ed è stata per l'ennesima volta mio papà a insegnarmi la lezione più grande di tutta la mia esistenza. La mia famiglia quest'anno è stata per l'ennesima volta la cosa più bella che ho. E l'ho sempre saputo di poter contare solo sulla famiglia e quest'anno me l'ha dimostrato proprio in tutti i sensi, perché poi torniamo all'inizio difficoltoso di quest'anno e quindi a quello che è successo mentre mio papà era in ospedale, in terapia intensiva appunto. In quella situazione lì, quello che ai tempi era il mio compagno ha deciso di chiudere definitivamente la nostra relazione e sono stata lasciata in questo momento di grande difficoltà per me. Su questo non ho molto da dirvi, nel senso che se quando raccontavo di quello che è successo a mio papà mi ha mosso tanto dentro e continuo a muovermi sempre, questa cosa della relazione che è finita così in questi modi qua, per cui cioè non so, posso solo dirvi che una chiusura così in un momento così delicato mi aveva proprio messa a tappeto. Ero già a terra completamente perché vivere quello che stavamo vivendo per il fatto che mio papà era in ospedale era già più che sufficiente. Piangevo tutti i giorni, tutto il giorno e ho pianto per 2 settimane. E poi quando finalmente stavo cercando di riemergere, mi è arrivato un altro colpo e appunto sono stata lasciata sola da quello che pensavo sarebbe stato il mio compagno per la vita. E questa cosa ai tempi mi ha fatto stare molto male e sono stati mesi davvero molto difficili. Ho dovuto un attimo rivedere tutti i miei equilibri, mi sono dovuta ricostruire e non dico che mi sono già ricostruita, nel senso che è un work in progress, sono in divenire, non mi sto limitando in nulla e mi sono aperta al mondo e ho cominciato a guardare il mondo e le persone con occhi completamente diversi. Non sono occhi pieni di rabbia, assolutamente, sono occhi pieni d'amore. Questa esperienza non mi ha lasciata con il cuore ghiacciato, anzi, me l'ha fatto aprire ancora di più. Se devo parlare di questa esperienza, non soffro più per il fatto di non stare proprio con quella persona, nel senso che non è che soffro perché non sto più con lui, ma è una sofferenza ancora diversa. In questo momento non riesco ancora a farmene una ragione di come una persona che è stata la tua persona per così tanto tempo e così intensamente può di colpo non essere la tua persona, ed è evidentemente una cosa che devo ancora imparare. E devo ancora capire, metabolizzare. Non voglio parlarne troppo perché non vorrei che è una cosa che non sono più io, quindi quella che ero dentro quella relazione
mi definisca nel futuro, perché quella relazione è parte del mio passato e quindi ha contribuito alla mia crescita e a quello che sono oggi, ma oggi non sono più solo quello, sono più di quello. Quindi quest'anno proprio sono cresciuta e sono cambiata molto e sono una persona molto lontana da quella che ero 9 mesi fa. Il giorno in cui ho dovuto fare i bagagli e tornare a casa di mio papà, ho dovuto rivedere un po' tutte le mie convinzioni e da una parte mi sono resa conto che sono stata male per questa storia perché in primis, a parte il fatto di essere stata proprio abbandonata in questo momento così difficile, era anche un problema che mi sono autocreata perché io ero troppo convinta di questa relazione, di questa persona, ero troppo sicura che questa persona non mi avrebbe mai fatto così tanto male e quindi era completamente inaspettata una cosa del genere. Ci ho lavorato in questi mesi e sono riuscita a trovare una serenità, non lo cerco più nel senso che ho smesso proprio di interessarmi alla sua vita da parecchio tempo, non lo cerco nemmeno sui social e non ne parlerò più neanche da queste parti perché non fa più parte della mia vita e fa parte del mio passato, me lo porterò nel bagaglio perché il passato contribuisce a quello che poi diventiamo nel futuro, non lo posso cancellare, però non mi faccio più condizionare o definire da quello che è il mio passato. È successo, ci ho messo un punto e ora sto costruendo un'altra vita. Altre domande su questo capitolo qui. Hai voglia di conoscere qualcuno o preferisci stare da sola per un po'? Allora, questa è una domanda un po' particolare perché istintivamente non saprei come rispondere. Perché quest'anno ho imparato a non pormi limiti, nel senso che mentre prima vivevo per obiettivi, quindi quando farò questo sarò finalmente felice, quando realizzerò questa cosa qui vivrò la vita dei miei sogni, quest'anno mi sono dovuta un attimo ricredere e reinventare e ho realizzato che dove c'era la possibilità di essere immensamente tristi e immensamente rotti dentro, c'era anche lo spazio di essere immensamente felici perché quest'anno ho vissuto talmente tante di quelle emozioni negative e anche positive che è stato un mix talmente intenso, sono stremata, sono stanchissima, ma è stato l'anno più intenso di tutta la mia vita e ho imparato che non bisogna limitarsi in nulla, perché se in questo momento sono triste per una cosa, non significa che non posso essere felice per un'altra cosa. Tristezza infinita e immensa felicità possono coesistere, motivo per cui alla domanda hai voglia di conoscere qualcuno o preferisci stare da solo per un po', non so come rispondere. Di base, in questo momento non sto cercando a tutti i costi una relazione, anche perché sto lavorando su me stessa, mi sto riappropriando dei miei spazi, sto imparando a vivere per me stessa, cosa che per tanto tempo ho limitato e ho messo da parte. E quindi ho sempre vissuto in condizione di qualcun altro o secondo le regole di qualcun altro, in questo momento sto proprio lavorando sul capire che cosa mi piace fare, che cosa voglio fare, quali sono i miei gusti, chi sono come persona e non sento proprio la necessità di essere in una relazione, anche perché sento di non essere pronta ancora per questo passo. Non per questo però mi limito, nel senso che non mi sto ponendo alcun limite, per cui guai, non mi metterò mai in una relazione in questo momento.
se deve capitare, lo lascerò capitare. Se dovesse arrivare quella persona che fa per me e che si guadagnerà dello spazio nel mio cuore, non lo impedirò e non lo bloccherò, nel senso che mi lascio tanto la libertà di vedere un po' le cose come vanno, mi lascio la libertà di sperimentare, di conoscere tante persone e di scoprire tante vite diverse, tanti modi diversi, e quest'anno davvero. Vi confesso, ho vissuto talmente tanto a livello di esperienze che sono un attimo frastornata. Ho vissuto un sacco di esperienze che non avevo ancora vissuto. Sto praticamente vivendo i miei 20, se può aiutarmi a rendere meglio l'idea. E quindi sto proprio vivendo un sacco di esperienze di crescita personale, spirituale, emotiva, da tutti i punti di vista, e quindi proprio mi sto costruendo come persona e sto imparando chi sono, mi sto proprio scoprendo e quindi non sento l'esigenza di buttarmi in questo momento in una relazione, ma sto proprio cercando di capire che cosa voglio esattamente da me stessa in primis, per poi essere pronta ad accogliere un'altra persona nella mia vita. Arriviamo infine all'ultima domanda. Dopo la rottura, non hai più pensato di andare a vivere da sola, così hai anche più spazio e tempo per te stessa? Allora, dopo la rottura sono tornata a casa di mio papà. E inizialmente era una cosa fisiologica perché in quel momento era proprio necessario. In realtà, ancora prima della rottura, mi ero quasi trasferita a casa di mio papà per stare con mia sorella perché in quel momento lì avevo bisogno io, probabilmente in primis, di stare con lei e poi non me la sentivo di lasciare lei sola e quindi mi sono trasferita completamente a casa di mio papà e visto che lui continuava ad essere in ospedale, c'è stato per diversi mesi, non ho sentito l'esigenza di trasferirmi, anzi in quel momento lì era proprio perfetto, come situazione stare con mia sorella, anche perché quei mesi lì sono stati i più difficili, ma i più belli perché io e mia sorella ci siamo separate quando eravamo ancora io adolescente, lei bambina, e poi ci siamo sì vissute, ma non troppo, quindi ci siamo lasciate quando eravamo ancora in una fase diversa della nostra vita e poi sì, ci vedevamo, passavamo del tempo insieme, ma mai abbastanza. E questi mesi ci hanno dato la possibilità di viverci da adulte e sono stati i mesi più belli della mia vita. Ho scoperto chi è mia sorella come persona, la sto scoprendo tutti i giorni e sono veramente felice di avere lei come sorella perché lei è una persona davvero speciale e sono estremamente fortunata di avere una sorella come lei. E questi mesi, appunto, sono stati bellissimi perché li ho passati con lei. Da qui ho imparato che un momento brutto e difficile, triste, può essere anche felice. E poi, quando mio papà è uscito dall'ospedale, c'era bisogno di me qui, così come anche di mia sorella. In questo momento sta forse arrivando quel momento in cui mio papà è tornato finalmente a lavorare e anch'io sto cominciando a vedere più serenamente tutto quanto, tutto quello che è successo quest'anno e quindi potrei essere pronta per staccarmi e non escludo che mi trasferirò. Non sono ancora pronta al 100%, anche perché c'è anche un altro aspetto da valutare, non da poco, e cioè quello economico, perché comunque andare a vivere da soli costa. E ci sto lavorando da questo punto di vista per prepararmi
al distacco e probabilmente succederà presto o forse no, non lo so, anche in questo non mi pongo troppi limiti, perché poi se tra giugno e settembre c'era bisogno di me qui fisicamente, perché proprio per prenderci cura di mio papà era necessario essere qui, aiutarlo, anche se lui è sempre stato estremamente autonomo comunque in tutto, però era un po' un piccolo bambino che aveva bisogno che ricordassimo di quanto è amato, di quanto abbiamo voluto, delle medicine che doveva prendere e di prendersi cura di se stesso. E a parte questo, tra agosto e fine ottobre, oggi, sono stata presa talmente tanto, lavorativamente parlando, che il pensiero di trasferirmi è passato in secondo piano, perché ho passato tipo 3 mesi in cui ho fatto sempre tardi al lavoro, ho fatto 2 trasferte molto molto intense e sono stata a casa poco, ho fatto anche il viaggio a Parigi, sono stata con i cugini e anche il matrimonio della Julie, per cui sono stati 3 mesi super intensi e non avrei potuto trasferirmi, anche se a tratti lo volevo tantissimo. Oggi vi dirò la verità, mi sto sentendo un po' più libera dal punto di vista del lavoro e anche proprio con la testa, che non mi voglio impegnare con un eventuale trasloco e con un eventuale mal di testa di cercare un'altra casa, perché in questo momento qua, fino a quando non si renderà proprio necessario, mi sento proprio di volermi dare quello spazio di essere ancora una figlia e quindi godermi ancora un po' di attimi di serenità e vivere finalmente con un po' più di testa libera queste persone che sono stata fortunata di avere, e quindi passare più tempo con mio papà e mia sorella, aiutare loro così come loro hanno aiutato me, e quando arriverà il momento in cui mi sentirò pronta di fare il passo, lo farò. Oggi proprio, se devo proprio rispondere oggi, se sono pronta a spostarmi, vi dirò di no, anche se ci sono giorni in cui mi metto a cercarmi affitto perché magari non ne posso più e vorrei andare a vivere da sola. Vi dico questo, sì, sento l'esigenza a un certo punto di vivere da sola, probabilmente succederà presto e vorrei proprio darmi la possibilità di vivere almeno per qualche mese da sola, per capire cosa vuol dire per me vivere da sola, vivere seguendo i miei ritmi, soltanto i miei, e capire che cosa mi fa stare bene e che cosa mi fa stare male, e da lì proprio ripartire e ricostruire tutto quanto. Per cui stiamo facendo tanti tanti passi indietro, ma in senso positivo, perché mi sto sbarazzando da tutta una serie di preconcetti, di idee, di pensieri, e sto radendo proprio a suolo tutto quanto, tutte le convinzioni, per ripartire. E quel momento è vicino, me lo sento. So di voler vivere a un certo punto da sola, sento l'esigenza proprio di farlo come esperienza, perché non l'ho mai fatto in tutta la mia vita, l'ho fatto solo per pochi mesi, e ho bisogno di vivere proprio da sola per un po', per poi poter andare avanti. Sento questa necessità e quindi prima o poi succederà, e sarò felicissima di condividere con voi anche questo altro nuovo percorso che mi si presenterà davanti. Ma fino ad allora abbracciamo quello in cui mi sto trovando adesso, che mi sta davvero bene e per il momento va proprio perfettamente insieme a tutte quelle che sono le esperienze che sto vivendo. Questo è tutto. Non sono riuscita a fare un video corto, però era un video necessario, anche perché la famiglia qui da queste parti è diventata più grande e così ho avuto modo di farmi
conoscere, di presentarmi un po' di più anche a chi è qui da queste parti da poco. In questo modo spero di avervi resi più partecipi di quello che è stata per me la vita negli ultimi 9 mesi, e così non abbiamo più segreti se non quelli a cui sto lavorando. Vi ringrazio di essere passati di qui anche oggi, ci rivediamo nel prossimo video. Fino ad allora prendetevi cura di voi, mi raccomando, e dei vostri cari. E alla prossima. Ciao!